rappresentazione del gruppo vero e proprio. Per cui prendo prestito le sue parole, perché a un certo punto veramente dice che far vibrare d'amore e d'orgoglio il cuore dei bravi scarponi, definisce così gli alpini, i bravi scarponi, quindi sembra molto bella questa espressione e volevo condividerla con voi. E anche a un certo punto arriva a dire che dobbiamo continuare a sentirci avvinti da quello spirito di uguaglianza e di fratellanza che anima l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Lecco. Per cui davvero io auspico che possiamo davvero continuare così, in questo spirito di uguaglianza e di fratellanza per gli anni a venire. 90 anni sono un bel traguardo, però continuiamo ad andare avanti ancora per chissà quanti anni, se Dio vuole. Per cui, ripeto, benvenuti a tutti, viva il gruppo Monte San Genesio, viva gli alpini. Grazie. E se sento un capogruppo che si emoziona e si commuove, vuol dire che sta guidando il suo gruppo con il cuore. Vi devo dire grazie per tutto quello che avete fatto. E se i ragazzi, gli alpini del gruppo del San Genesio ci raccontassero la propria esperienza che hanno fatto da qui a 90 anni, sicuramente avrebbero delle emozioni e diciamo dei suggerimenti da dare a ciascuno di voi per andare avanti nel video. Noi oggi abbiamo un'arma che non uccide, che non fa guerra, ma che uccide l'ipocrisia, le tante promesse non fatte, che uccide l'egoismo e che è il nostro cappello, che ancora oggi costruisce la semplicità, costruisce il rapporto con la gente, costruisce quel senso di appartenenza a un'associazione che ha compiuto 102 anni.